È arrivato il momento di svapare. Svapomue. Una città caudina che grazie a San Martino inizia a dare i vigili al comandante vigili ad Airola e poi l'iniziativa per la ferrovia, ci può un pochino delucidare meglio? Hai colto nel segno l'obiettivo della mia amministrazione, ma soprattutto dell'amministrazione guidata dal sindaco napoletano di Airola. Abbiamo lanciato in questo modo una pietra nello stagno per cercare di arrivare da qui a 120, già 3 mesi, 4 mesi, ad un servizio associato di polizia locale della Valle Caudina. È un segnale forte che vogliamo dare per far sì che questo progetto dell'Unione dei Comuni della Valle Caudina possa diventare una realtà e possa essere percepito dai nostri concittadini. Con il sindaco napoletano, quindi presidente della città caudina, abbiamo raggiunto questo accordo, una fase sperimentale di 120 giorni, di 90 giorni, che consentirà al nostro comandante Serafino Mauriello, che colgo l'occasione per ringraziare per la sua grande disponibilità, a poter rendersi conto di quelle che sono le esigenze vere di un comando di polizia locale associato ai comuni della valle. Nell'ultimo incontro di giunta tenuto martedì scorso abbiamo colto un'attenzione particolare di tutte le amministrazioni che partecipano alla città caudina rispetto a questo progetto ambizioso e ci siamo già ripromessi di continuare la discussione nella giunta che si terrà prossimamente, la settimana prossima, per poter arrivare da qui a qualche giorno ad una soluzione concreta in termini di servizi da offrire alle comunità della Valle Caudina. Per quanto riguarda invece la questione della ferrovia Cancello Benevento, sì, quindi il trasporto sia su ferro che su gomma, era doveroso da parte nostra assumere una posizione precisa, forte, era doveroso farci sentire presso gli organi deputati alla gestione di questo servizio. Ormai i nostri concittadini stanno in grossa difficoltà, praticamente il servizio su ferro non viene più utilizzato perché si sa quando si parte, ma non c'è la certezza sull'arrivo nella città capoluogo, e quindi era doveroso da parte dei comuni della città caudina prendere una posizione forte e farsi sentire presso la regione Campania. Siamo rimasti martedì scorso che inoltravamo al presidente De Luca una richiesta di incontro e che qualora questi non l'avesse concessa, noi nei prossimi giorni siamo anche disposti ad assumere un'azione forte che concorderemo insieme a tutti i sindaci della valle.